Radio Circuito 29 presenta Ora di Punta. È martedì e come ogni martedì è bello poterci occupare anche di animali e lo facciamo con Lella Gialdi di Empa. Benvenuta Lella. Buongiorno a tutti, sì, un martedì in cui do delle notizie belle. Oh, infatti iniziamo subito parlando del cane Iceberg, perché cosa è successo dopo 5 mesi di reclusione in Danimarca? Il cane Iceberg, cagnone dolcissimo, buonissimo, ha un unico grande difetto di essere un cane corso e come tale in certi paesi dell'Europa, tipo la Danimarca, sono condannati a morte se entrano nel territorio nazionale. Il cane è di Giuseppe Perna, uno chef che è andato a lavorare in Danimarca, a Copenaghen, e gli è stato requisito il cane. E dopodiché si è mossa, lui si è volto ovviamente all'Empa, si è mossa una catena di solidarietà incredibile, dai politici all'ambasciatore italiano in Danimarca, ai parlamentari danesi, a centinaia di migliaia di italiani che hanno aderito alla richiesta di Empa di raccogliere firme, alla cantante Noemi, insomma veramente una catena di solidarietà incredibile. Dopo 5 mesi finalmente il Parlamento danese ha approvato la legge salva Iceberg, dichiarando che può tornare con il suo proprietario. Ci vorranno i tempi tecnici perché sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dopodiché Iceberg tornerà con il suo amico Giuseppe, che tra l'altro è tornato in Italia, quindi non c'erano neanche motivi per trattenere il cane 5 mesi. Comunque, ecco, una bella storia finita bene. Oh, meno di male. Cui insomma siamo orgogliosi come Empa, certo. Perché è stato un lavoro certo. Molto grosso che è stato fatto dalla nostra associazione. Bene. Allora, altro problema notizia. Invece, problema tra virgolette, che riguarda le nutrie, perché è vero che fanno danni, ma è vero anche che sono state messe lì dall'uomo, perché alla fine è colpa nostra. Ma purtroppo noi siamo abituati nel nostro sistema di politico, nel nostro sistema così culturale, quando qualcosa non va viene eliminato, mentre ci sono invece dei metodi alternativi molto validi. Per parlarne e ricercare veramente la verità, la nostra sezione Empa ha organizzato venerdì questo alle 20:45 presso la sala civica in via Bizzozero a Parma un incontro di informazione scientifica e di conversazione a cui hanno aderito, saranno relatori, 3 grossi nomi esperti in questo settore, dal dottor Monticelli alla dottoressa Marchetti, dottoressa Faccini, tutti esponenti di spicco di facoltà universitarie e di grandi aziende. Quindi allora, è un invito, perfetto. Venite per saperne di più, per sapere la verità. Allora, chi volesse invece maggiori informazioni su questo argomento e su altri, diamo le coordinate di Empa. Telefono 0521 99 25 19 con segreteria telefonica e chi volesse mandare una mail, parma@empa.org. Perfetto. Lella, io ti ringrazio, ti auguro come sempre buon lavoro. Buona giornata a tutti, vi aspetto numerosi venerdì sera. E io saluto anche voi, me ne devo andare perché sta per iniziare il pomeriggio della radio, tra poco c'è l'informazione, poi subito dopo arriverà Luigi che già ho visto girare per la radio. Io vi aspetto domani mattina, come sempre attorno alle 9:10 minuti, da Michele Bianchi a tutti voi l'augurio di un fantastico pomeriggio. A domani, ciao!